Il genetista, correggimi se sbaglio, studia il DNA, alla fine, no? Ecco. Cos'è il DNA? È una specie, è il nostro numero di targa, è un numero di telaio che ognuno di noi ha, cioè è la nostra impronta, svela chi siamo, da dove veniamo. Il genetista è anche quel signore che in qualche modo si occupa di razze, e quindi capite quanto è attuale, no? L'argomento. Finisco dicendo che Guido Barbujani è un grande divulgatore, cioè è capace di raccontare gli studi che fa, anche perché è un grande narratore. Siamo venuti qui per fare un giochino e avrò bisogno della vostra collaborazione. Obama è nero, e si capisce bene che è Obama nero, e quindi magari tutti quelli neri saranno come lui, tutti quelli bianchi saranno come noi, tutti quelli gialli saranno un'altra cosa. Sembra un ragionamento facile e molti l'hanno ripetuto. Ecco, io non credo che sia così facile. E quindi ho preparato qua 44 fotografie di persone e ho due mazzi di carte uguali. E adesso io vi chiederò di formare due squadre di 5 persone e daremo le stesse carte a queste due squadre e chiederemo a voi di raggruppare queste fotografie in base alla somiglianza. Cercheremo di capire se è proprio vero che basta guardare la gente e si riconosce la razza o se invece ognuno di noi ha un suo modo di percepire gli altri che è un po' diverso da tutti quanti. Vedremo e vedremo come va a finire. L'esperimento è semplice. Se è vero quello che dicono certi, mandiamo, io se io lo riconosco uno che è nero, lo riconosco uno che è giallo, allora questi ragazzi che hanno le stesse carte dovrebbero arrivare a identificare gli stessi gruppi di persone. Dovrebbero mettere insieme le stesse persone. Quindi dovrebbero fare lo stesso numero di gruppi con le stesse persone dentro. Se i ragazzi avranno fatto 5 o 6 gruppi che si sovrappongono, vuol dire che in qualche modo è vero che guardando una persona in faccia noi riusciamo a etichettarla. Se invece i ragazzi avranno fatto dei gruppi diversi, ne avranno fatti tanti, allora probabilmente vuol dire che questa nostra sensazione è una sensazione psicologica e come tale va trattata, ma che non ha molto, o forse niente, a che vedere con la realtà del nostro DNA. La 43 è molto difficile secondo me, perché è una signora vestita bene e il fatto che sia vestita bene fa pensare che sia come noi. Ma questa qua in realtà viene esattamente dall'altro capo del mondo, viene dalla Nuova Zelanda, 1,31. Quindi sono questi qua. Naso a patate colore della pelle. Naso a patate colore della pelle, loro hanno messo il ragazzo delle Figi e la ragazza Hausa della Nigeria. Abbiamo imparato che le apparenti differenze tra noi e gente che incontriamo per la strada e che ci sembra così diversa, non sono differenze così ovvie che si possa dire, vabbè, qua ci siamo noi siamo i mantovani, noi siamo gli italiani e quegli altri sono gente che non è come noi. Tracciare delle linee tra chi è come noi e chi non è come noi sembra facile. Quando poi siamo alle prese con la biodiversità umana, con le differenze umane, come vedete, due gruppi di ragazzi arrivano a delle conclusioni molto diverse, si concentrano su aspetti diversi del fisico delle persone e arrivano a delle conclusioni che sono tutte quante ugualmente valide. È stato attraverso esperienze di questo tipo che i biologi e gli antropologi sono arrivati a concludere che il concetto di razza è un concetto psicologico ma che non ha una base biologica. Non c'è un dato biologico riconoscibile che fa sì che tutti quanti quando vediamo un indiano o un cinese lo riconosciamo come tale e gli possiamo appiccicare l'etichetta cinese. Questo ci libera da alcuni problemi e ci dà anche qualche responsabilità, se posso buttarla sul serio adesso. Ci libera da alcuni problemi perché è vero che le persone che sono arrivate nel nostro paese con l'immigrazione negli ultimi 10 anni sono diverse da noi. È vero. Sono diverse da noi tanto quanto sono diversi da noi i ragazzi delle altre città, degli altri paesi, delle altre scuole.